Era di Nocera Inferiore, l'ennesima donna uccisa in Italia dal compagno. Si chiamava Annalisa Dauria e aveva 32 anni. Ad ucciderla con una coltellata alla gola davanti alla figlia di 3 anni, Agostino Annunziata, 36 anni, di Pagani. L'uomo, dopo aver compiuto il drammatico gesto, ha avvisato i carabinieri e è andato nell'azienda in cui lavorava, ha affidato sua figlia ad un collega e poi si è lanciato da un silos, uccidendosi. La coppia viveva a Rivoli, nel torinese. L'omicida faceva l'operaio dopo aver perso il posto che ricopriva nell'esercito italiano, dopo alcuni problemi con la giustizia legati anche ai diverbi e alle minacce che si era scambiato con l'ex compagno di Annalisa, la quale aveva già una figlia di 9 anni che viveva proprio a Nocera. L'uomo, infatti, aveva anche precedenti per droga ed era stato ai domiciliari prima di ottenere l'affidamento in prova. Era ossessionato dall'idea che Annalisa avesse un'altra relazione. Messaggi, telefonate e vocali inviati a più persone, nei quali riversava tutta la sua violenta convinzione, che peraltro non aveva trovato mai alcuna conferma. Dopo aver ucciso la moglie, tagliandole la gola, Agostino avrebbe avvisato la madre che vive a Nocera, la donna insegna, e lo avrebbe dovuto raggiungere nella giornata di ieri a Torino. E poi ha avvisato il cugino che vive a Milano e che ora si trova insieme alla piccola di 3 anni. A lui ha confessato tutto ciò che aveva fatto.